Alleluia. Intanto volevo ringraziare veramente il Signore per darmi l'opportunità per essere qua in mezzo a voi e per condividere quello che Lui ha messo nel mio cuore, ma anche ringraziare il fratello Bertolone e Parole di Vita per avermi dato l'opportunità di nuovo di condividere con voi questo momento meraviglioso. È una gioia che viene dallo Spirito, una gioia sovrannaturale. Il messaggio di questa sera è un seme, il seme del sovrannaturale, un po' il seme che stava parlando appunto il fratello Cataldo, di questi fratelli, di la tenda la risposta, di Cristo la risposta 2, che seminano il seme della parola di Dio. Ed è importante perché questo attivano il sovrannaturale di Dio. Questo deve essere fatto per il mondo, ma deve essere fatto anche per noi. Soprattutto in questi giorni, queste feste natalizie, dove il mondo ha festeggiato un paio di giorni fa il Natale, è diventato qualcosa veramente di sovrannaturale. Sovrannaturale perché in un mondo che sta diventando sempre un po' più difficile parlare di Gesù, tutto cambia, tutto sembra più magico, sovrannaturale. Senti parlare di Gesù, senti parlare della sua nascita, dove tutto sembrava grigio, si illumina di colori, dove tutto sembrava triste, ci sono delle musiche che allietano le nostre giornate. È proprio questo quello che succede. Le persone cominciano a volersi un po' più bene, cominciano ad amarsi un po' di più. Beh, si sta avverando quello che Dio ha presentato attraverso il Vangelo, attraverso la nascita di Gesù. E questo è molto bello. Ecco perché c'è qualcosa di veramente meraviglioso quando si avvicinano questi momenti che capitano una volta l'anno, ma noi sappiamo che il nostro Signore è il nostro Natale ogni giorno e possiamo vivere ogni giorno una gioia sovrannaturale. La nascita di Gesù, a mio avviso, è stato, diciamo, come nascita normale sotto ogni aspetto, tranne uno, quello che Maria è rimasta incinta senza avere un seme umano. E questa è stata una cosa veramente sovrannaturale, perché Dio ha usato il seme della sua parola, invece di un seme di un uomo, per mettere incinta Maria. Infatti, la parola che troviamo in Giovanni 1,14 dice: "E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi." Gesù veramente, letteralmente, è la parola di Dio che si è fatta carne. Dio non ha altro fatto che usare la sua parola come seme e ha concepito Gesù. E ha concepito Gesù. Questo è sovrannaturale. E mi sorprende perché questo magari risponde a tante domande che ci siamo magari poste chiedendoci: ma perché Gesù ha aspettato tanto a nascere? Perché Dio ha aspettato così tanto tempo? Perché Dio si è dovuto fare uomo? Beh, le risposte che noi troviamo a queste domande sono sicuramente a come Dio ha creato ogni cosa, come Dio ha creato i cieli e la terra e li ha fatti esistere, perché è questa la verità di ogni cosa. Andiamo a prendere la scrittura di Ebrei 11:3, la leggiamo insieme. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Questo è importantissimo perché tutto ciò che noi ammiriamo nella natura non è stato creato dal nulla, ma è stato creato attraverso la parola di Dio. E questo noi lo intendiamo per fede, ci crediamo per fede. Quindi Dio ha creato ogni cosa mediante la sua potente parola. Come Dio crea ogni cosa? Con la sua parola. Ed è questo che lui vuole mettere in ognuno di noi, la sua parola che crea il sovrannaturale, il seme che crea il sovrannaturale. Anche perché una cosa molto importante, quando Dio ha dovuto chiamare alla creazione dell'ultimo Adamo, Dio ha dovuto parlare di lui al mondo, all'esistenza. Ecco perché ha dovuto aspettare circa 4.000 anni, perché avendo dato autorità all'uomo e Dio essendo spirito non poteva parlare da se stesso, ma doveva parlare per bocca di uomini attraverso profeti.
E sicuramente non tante persone sono state attente alla voce di Dio e quindi hanno usato la propria bocca per proclamare le profezie della venuta del Cristo, della venuta del Salvatore, della venuta del Figlio di Dio che avrebbe fatto e compiuto un'opera perfetta, la salvezza del mondo e il perdono completo dei peccati. E c'era ancora l'uomo che non era attento, l'uomo era un po' così separato, distratto. Ecco perché ci sono voluti più di 4.000 anni affinché si compissero tutte le profezie che Dio aveva preparato e parlato per bocca dei profeti. Un seme sovrannaturale stava nascendo, un qualcosa di potente. Come poteva appunto Dio operare attraverso un uomo corrotto? Non poteva assolutamente. Sappiamo che nella parola ci dice che nessun uomo era giusto. Ecco che lui ha deciso di farsi pienamente carne, venire sotto forma di uomo e compiere quell'opera che nessun uomo qua sulla faccia della terra poteva compiere. E questo è importante perché si sono manifestate le profezie che lui aveva proclamato per più di 4.000 anni. E ritornando appunto a quello che è stata la nascita di Gesù, che è stata qualcosa di potente, di sovrannaturale, che ha creato qualcosa dal nulla. Tutto ciò che noi vediamo, che noi lo prendiamo come naturale, come reale, non dimentichiamoci che sono state create attraverso la parola di Dio. Questo deve farci crescere una certezza nel nostro cuore. Quello che Dio dice attraverso la sua bocca è: lui chiama le cose che non sono come se fossero. E questo è un incoraggiamento per tutti noi perché Dio desidera ardentemente che noi possiamo sperimentare il sovrannaturale nella nostra vita. Sapete, una cosa molto importante che il Signore mi ha fatto comprendere che Dio attraverso la sua parola cambia le cose naturali in cose sovrannaturali. Maria non poteva minimamente concepire un bambino senza un seme d'uomo. Assolutamente questo non ha nulla di naturale, ma Dio ci dimostra che attraverso la sua parola quel seme, quella parola è diventato seme ed è entrato nel grembo di Maria e ha stravolto tutte le leggi compiendo un miracolo meraviglioso, facendo qualcosa di sovrannaturale. Questa sera il Signore, io sono certo che vuole parlare al cuore di molti per far comprendere che la sua parola è vera, che la sua parola è potente, che sono semi che hanno vita e che devono svilupparsi all'interno di ogni cuore e manifestare il suo sovrannaturale. Sì, il nostro papà è sovrannaturale, non ha nulla che di naturale. Ed è quello che i propri figli, noi che abbiamo lo stesso DNA di Dio, sono stati chiamati a veder manifestato nelle proprie vite il sovrannaturale di Dio. Ecco perché è importante, sono sempre più convinto che la parola di Dio, quando viene deposta nei nostri cuori, là scatta qualche cosa di glorioso, succede qualche cosa di meraviglioso. Dalla nostra mente scende ai nostri cuori, che è il buon terreno, il terreno che deve essere custodito, il terreno che deve essere ben arato, il terreno che deve essere tolto tutto ciò che non funziona, tutto ciò che può soffocare quel seme affinché quel seme porti frutto. E vi posso assicurare che ogni parola di Dio che entra nei vostri cuori produrrà frutto in ogni stagione. Non rimarremo mai senza frutti gloriosi, senza manifestazioni sovrannaturali della bontà e della grazia di Dio nelle nostre vite. Gloria a Dio, questo è una meravigliosa realtà che il Signore ci vuole far presente questa sera e voglio incoraggiarvi. Ecco come parlava il fratello Cataldo prima di questi fratelli che stanno seminando semi, semi nel mondo che portano salvezza. Ecco l'importanza del seme, ecco l'importanza della parola di Dio che viene seminata. Io voglio incoraggiarvi sempre di più a specchiarvi nella parola di Dio, nel trovare il vostro compiacimento attraverso le parole che risaltano nei nostri occhi spirituali quando Dio ci parla attraverso la sua parola, perché produce qualche cosa di meraviglioso, qualche cosa che noi neanche immaginiamo, neanche possiamo pensare, ma Dio attraverso quel seme produce una vita sovrannaturale. Io sono più
che è convinto che la Chiesa ha bisogno di sperimentare il sovrannaturale come l'ha sperimentata la Chiesa primitiva. Noi leggiamo di uomini e donne che hanno accettato Gesù, che hanno servito Gesù e facevano cose gloriose. Voglio incoraggiarvi e dirvi che quella Chiesa non è finita. Quella Chiesa continua tuttora, siamo noi, siamo io e te, tu che stai ascoltando in questo momento. Dio vuole compiere cose sovrannaturali nella tua vita, ma ha bisogno che quel seme, che è la vita di Dio, che è la parola di Dio, sia posta nel tuo cuore. Un po' quello che è successo a Maria. Maria, quando ricevette il messaggio dell'angelo che venne da lei e gli disse qualcosa di assurdo: tu partorirai un figlio. E le sue parole sono state: ma io non conosco uomo, non conosco uomo, come posso io partorire un figlio? Però mi piacciono le sue parole, le parole che noi troviamo in Luca 1,38 e dice: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. È un'affermazione meravigliosa, forse è una parola che dovremmo prendere noi, avere il coraggio di non guardare quello che è nella naturale, avere il coraggio di non guardare le situazioni, di non guardare quello le nostre condizioni, ma fidarci della parola di Dio e proclamare con certezza di fede, con pienezza di fede: Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, mi sia fatto secondo il tuo seme, perché quando questo seme entra nel mio grembo spirituale, alleluia, produrrà qualcosa di potente, produrrà qualcosa di glorioso, produrrà dei frutti meravigliosi dove potrai gustarne tu e chi ti sta a fianco. Sì, perché ogni pianta produce il suo frutto, e ogni frutto contiene altri semi, quindi il Signore ci dà la possibilità, attraverso i semi che vengono deposti nel nostro cuore, di produrre altri frutti. E sappiamo che quando i frutti diventano maturi, cadono dall'albero e quel frutto perde il suo seme e va a intaccare altro terreno, da quell'altro terreno produrrà un altro, un'altra pianta, un'altra con altri frutti e così via. Siamo veramente un campo meraviglioso, il giardino dell'Eterno, e tutti siamo stati chiamati a portare dei frutti gloriosi attraverso il seme della parola. Io voglio spingere, incoraggiare sempre di più a leggere la parola di Dio. Sembra che in questi ultimi tempi si sia allentata la voglia e il desiderio di leggere, stare alla presenza di Dio. Ma non ne possiamo fare a meno, non ne possiamo fare assolutamente a meno, perché quella è la vita per ogni credente. Se il credente, se la Chiesa non si specchia, non riceve quel seme, non riceve quell'acqua, non riceve quel nutrimento, la nostra anima, le nostre sensazioni si spegneranno e coinvolgeranno sempre di più verso quello che è l'inganno del mondo. Ma noi abbiamo una verità, la verità del regno di Dio, la verità della parola di Dio, quel seme capace di sviluppare in ognuno di noi qualcosa di sovrannaturale. Io sono convinto e certo che nel momento in cui io e te facciamo questa esperienza, prendiamo quello che è la verità, perché la sua parola, Gesù Cristo, è la verità, e la deponiamo nel nostro cuore, prendiamo tutta quella verità e facciamo come ha fatto Maria: mi sia fatta secondo la tua parola. Dio va contro ogni legge naturale e manifesta il suo sovrannaturale. Alleluia. Quindi non rimaniamo bloccati nel naturale che noi possiamo percepire con i nostri sensi fisici, con i nostri sensi umani, carnali. No, andiamo e guardiamo con i nostri occhi dello spirito, attraverso quello che ci apre la parola, attraverso quello che ci apre la verità, attraverso quel seme che è pieno di vita ed è pronto ad esplodere in qualche cosa di mai visto, di inaudito. La parola vuole continuare in ognuno di noi, vuole svilupparsi, vuole espandersi attraverso la sua Chiesa. Gesù Cristo ha fatto qualcosa di meraviglioso in noi, è venuto ad abitare in noi affinché noi ci possiamo continuare a espandere, espandere sempre di più il suo regno e lo stesso regno sovrannaturale che ha vissuto Gesù e che hanno vissuto i discepoli e gli apostoli della prima Chiesa. Nulla è cambiato, nulla è cambiato. Oggi noi abbiamo la stessa opportunità che hanno avuto quegli uomini e quelle donne di usare le stesse parole che Gesù proclamava e vedere il sovrannaturale del regno di Dio. Maria ebbe un seme,
l'ha ricevuto con gioia. Perché sì, perché la parola di Dio bisogna riceverla con gioia. Non dobbiamo essere inispettiti davanti alla parola di Dio, anche se possiamo dire, Signore mio, questo con la mia mente non lo posso comprendere, non lo comprendo. Ma il Signore non ci dice di comprendere, la parola di Dio ci dice di credere alla parola di Dio. E quel credere è pienamente fiducia e fede che nella parola di Dio c'è un seme, c'è bontà, c'è sovrannaturale, c'è vita, ci sono miracoli pronti per manifestarsi in ognuno di noi. Ecco che quando noi mettiamo questo seme nel nostro cuore, siamo un concepimento. E come Maria ha concepito il Messia, così ognuno di noi può concepire qualcosa di glorioso. La scrittura in 1 Pietro, capitolo 1, verso 23, parla di noi. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Alleluia, che meraviglia! La sua parola non cambia mai, la sua parola è vivente, la sua parola è. E non è un seme che si può corrompere o che viene corrotto. La parola di Dio è incorruttibile. Sta a significare che tutto quello che Dio dice, lui la manifesterà. Ha bisogno soltanto di persone che credano in questa parola, che la ricevano con gioia, che la ricevano con umiltà, perché Maria è stata umile, non ha, si è fatte troppe domande, ha creduto alla parola che diceva l'angelo, l'ha ricevuta in sé e ha concepito un miracolo meraviglioso che ha dato l'opportunità oggi a me e a te di vivere una vita nuova, di vivere una vita con opportunità che prima magari non avevamo. Opportunità che prima magari c'erano state derubate, ma oggi in Cristo io e te siamo stati pienamente riscattati dal vedere manifestazioni sovrannaturali. Io so che tu stai credendo in questo momento che tu hai un padre sovrannaturale ed è pronto a farti vedere opere sovrannaturali nella tua vita. Alleluia. Nessun uomo poteva compiere nessuno. Tutto quello che noi vediamo ha tentato, ha provato. Ma non ci potrà mai riuscire, ma la parola di Dio ha la capacità di fare questo e ancora di più. Quindi la parola di Dio è un seme spirituale, deve essere piantato nei nostri cuori. Tu, se aspetti un miracolo nella tua vita, devi cercare la parola di Dio, devi afferrare quel seme, lo devi depositare nel tuo cuore. La nascita dei bambini non arriva per caso, c'è un concepimento. Devono essere concepite così anche per la nostra salvezza. Qualsiasi altro miracolo di Dio viene concepito attraverso la sua parola. Dio chiama all'esistenza le cose che non sono attraverso la sua parola. Così farà lo stesso modo quando tu afferrerai la sua parola e la porterai nel tuo cuore e la metterai dentro il tuo cuore. Si manifesterà cose mai vista. Tu vedrai tutto attorno a te cambiare, opere sovrannaturale, nulla di naturale. E allora sì che potrai dire: questo è il mio Signore, questo è il mio Dio, questo è il mio Padre meraviglioso, perché non ho usato forza umana, non ho usato forza del mondo, ma ho semplicemente creduto a quel seme che ha vita, ho afferrato quel seme, l'ho deposto nel mio cuore e l'ho custodito. Ogni cuore è un terreno. E come ogni terreno, un seme deve essere nutrito e deve essere fecondato, deve avere una maturazione. Che cos'è che attiva il processo di nutrimento e di maturazione del seme? L'acqua. In questo caso la nostra acqua è la preghiera. Entra in gioco la preghiera perché la preghiera diventa l'acqua e il fertilizzante e l'incubazione del seme. Ma se noi, ad esempio, innaffiamo un terreno arido con acqua, ma non c'è il seme, non accadrà mai nulla. Un terreno per essere ben fecondo deve possedere, deve contenere il seme. Noi siamo stati abituati a chiedere dei miracoli, a vedere manifestazioni, pregando, 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 e vediamo che non succede nulla. Perché questo? Perché manca il seme. Gesù ci insegna una cosa molto importante nella sua parola. Nelle sue 33 anni che è stato di ministero sulla terra, ci ha insegnato e ci insegna tuttora a noi figli come dobbiamo agire.
nella nostra vita. Gesù è vero che andava e faceva del bene a tutti. Tutti coloro che venivano in contatto con Gesù ricevevano un'opera sovrannaturale, nulla di naturale. Ma c'era una cosa che Gesù faceva. Gesù andava e seminava la parola del Padre. La parola che Gesù seminava accendeva fede, accendeva speranza, accendeva perdono, accendeva riscatto, accendeva qualche cosa di nuovo nel cuore di uomini e donne che avevano bisogno assolutamente di ascoltare quelle parole. Ecco che quando Gesù parlava, e allora sì, che la manifestazione potente di Dio veniva alla luce, creava in qualcosa che non esisteva prima. Ecco, queste sono le informazioni che Gesù ci vuole dare anche oggi. Se tu vuoi vedere cose sovrannaturali, se tu vuoi vedere miracoli nella tua vita, se tu vuoi vedere le benedizioni nella tua vita, prima di pregare, semina la parola nel tuo cuore. E allora poi comincia a proclamare la verità. Proclama la verità, falla tua. Proclama i contro principati e potestà che ti dicono tutto il contrario di quello che il nemico ti sta dicendo. Perché è questo quello che vuole fare il nemico, viene venire a derubare il seme che è stato seminato nel buon terreno. Non permetterglielo, perché la sua tattica è quello di venire a strappare con l'inganno, con le incertezze, dicendoti non accadrà mai, dicendoti ah, ma questo non è per te. No, abbiamo visto che la parola di Dio è un seme incorruttibile. Non viene corrotto dalle nostre azioni, non viene corrotto da quello che succede attorno a te. Quello che Dio ha mandato per te è pronto anche a manifestarlo nella tua vita. Alleluia, io sono gioioso perché parlare di questo mi mette gioia, perché è una verità che appartiene a tutti noi, appartiene a tutti coloro che hanno fatto un'esperienza col Signore, tutti coloro che hanno accettato Gesù, hanno fatto il loro Signore e Salvatore. Questa è una verità che appartiene a me e a te, questo tesoro, questa meravigliosa eredità che ci è stata data, un seme che contiene il sovrannaturale. È un qualche cosa che non potevamo meritare, ma il Signore, attraverso il suo amore, attraverso quel seme meraviglioso di Gesù, ci ha dato ogni cosa e possiamo riceverlo, afferrarlo con gioia. Il Signore mi faccia secondo la sua parola, mi faccia secondo quello che Lui ha stabilito. E sappiamo che tutto quello che viene da Dio è buono. Quindi non dobbiamo dubitare minimamente che le parole di Dio sono contro di noi, ma le parole di Dio sono a nostro favore, sono per noi. Ricordiamoci che attraverso il sacrificio di Gesù noi siamo stati grandemente favoriti ed è per questo, attraverso questo favore, che noi riceviamo quel seme e si attiva qualche cosa di sovrannaturale nel nostro spirito, si attiva qualche cosa di sovrannaturale nel nostro cuore, si accende una speranza, si accende una certezza, si accende un qualche cosa di glorioso attraverso il seme della parola di Dio. Ecco perché il seme deve essere piantato, il seme deve essere seminato. E ricollegandomi appunto a quello che diceva prima il fratello Cataldo, e leggendo quello che l'Apostolo Paolo cita in Romani 10, dal 14 al 17, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Vedete l'importanza di seminare la parola di Dio. Gloria a Dio, noi benediciamo tutti quei fratelli che seminano la parola di Dio nel mondo, nel terreno del mondo. E continuando, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono stati mandati? Come sta scritto? Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace e che annunziano le buone novelle. Ma non a tutti hanno ubbidito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Siamo chiamati a proclamare buone notizie. Le tue buone notizie sono semi che possono essere seminati in cuori, in terreni, e questi semi possono produrre un qualcosa di sovrannaturale. Cosa può produrre nel cuore di coloro che sentono le buone notizie, di quello che sentono buone novelle, che annunziano la pace? Quali sono? Che cosa può produrre? Può produrre salvezza, guarigione, liberazione.
Dio ha chiamato noi figli non soltanto a noi sperimentare nelle nostre vite guarigione, liberazione, salvezza, tutto quello che il Signore ha preparato per noi, ma ha chiamato noi per seminare i semi della parola di Dio, per immetterli nel cuore delle persone, uomini e donne che Dio mette davanti alla nostra strada, affinché noi possiamo mettere quei semi d'amore, mettere quei semi di speranza, mettere dei semi di verità che possono accendere nei loro cuori fede. E quando in quel cuore si accende la fede, noi potremo essere partecipi di vedere grandi miracoli. Gesù ci ha detto: voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto. Non perché siamo migliori di Gesù, assolutamente noi, perché abbiamo più tempo in questa terra per fare cose gloriose. Gesù ha avuto quei 3 anni e mezzo per compiere e manifestare il regno di Dio, per manifestare al mondo l'amore di un padre, per far vedere esattamente il cuore di un papà d'amore. Ora tocca a noi. Noi siamo il continuo dell'opera di Gesù. Siamo stati chiamati all'azione, siamo stati chiamati a portare e a seminare. Dio ci ha dato un grande sacco di semi, è la sua parola, la Bibbia. E tutti ora, grazie a Dio, abbiamo possibilità di ricevere quei semi, ma più di ogni altra cosa di fare nostri quei semi, perché le persone hanno anche bisogno di vedere la manifestazione della gloria di Dio in ognuno di noi, della gloria di Dio. E Dio la vuole fartela assaporare, gustare pienamente, abbondantemente, perché quello che Dio ha dato in Cristo è una vita abbondante. La parola ci dice che desidera che noi ne prendiamo, ne abbondiamo sempre di più di quello che Dio ha preparato attraverso il sacrificio vivente. Vedete, queste festività ci hanno, almeno personalmente, mi hanno fatto vedere che si accende qualche cosa di meraviglioso in questo periodo. Le persone diventano più buone, le persone cominciano a amarsi di più. È quello un po' che Dio ha detto, di amarsi gli uni agli altri, l'esempio che Lui ci dice di farlo noi come Chiesa, ma vederlo farlo nel mondo mi rallegra il cuore. E noi vogliamo prendere occasione e sfruttare quello che sono queste festività per parlare proprio di quel seme che non è nato da un seme d'uomo, ma che è nato dal cuore di Dio, è nato dalla bocca di Dio ed ha concepito nel grembo di Maria un dono meraviglioso che ha portato gioia, ha portato libertà, ha portato riscatto, ha portato perdono, cancellando ogni nostro peccato e facendoci vivere un rapporto meraviglioso col nostro Padre. E la cosa che vi invito più di un'altra cosa, leggete la parola, prendete quei semi, perché conosceremo sempre di più questo cuore meraviglioso di un Dio che è sceso, ha lasciato ogni cosa, ha lasciato la sua regalità, ha lasciato tutto quello che lui era e è diventato come noi, per prendere il nostro posto, il mio e il tuo, affinché noi potessimo vivere una vita gloriosa, una vita piena di gioia, una vita piena di speranza. E voglio ringraziare ancora una volta per essere stato qua con voi, aver avuto l'opportunità di condividere questa parola. Deponetela nei vostri cuori, deponetela nei vostri cuori, dichiarate questa verità che state ascoltando ora in questo momento, perché produrranno frutti meravigliosi nella vita e di chi vi sta accanto, perché sarete delle contagiosi nel senso positivo. Contagiose come lo è stato Gesù. Ecco, vogliamo che la parola di Dio possa essere sparsa in tutto il mondo attraverso ognuno di noi. Facciamo questa esperienza. Invochiamo colui che ha compiuto ogni cosa. Crediamo in colui che ha compiuto ogni cosa. E andiamo, perché siamo stati mandati dal nostro Signore, andate e portate ad ogni creatura la buona notizia. Il mondo ha bisogno di ascoltare buone notizie. La stessa notizia che noi abbiamo ricevuto e abbiamo accettato, ci sono tantissime persone che hanno il bisogno e non vedono l'ora di ascoltare queste meravigliose parole, che c'è stato un Dio che è diventato seme attraverso la sua parola ed è entrato nel grembo di una donna ed è nato sapendo di dover morire, ma sapendo che attraverso la sua morte avrebbe visto la salvezza del mondo. Quindi io ti incoraggio, soldato di Cristo,
di prendere le armi nello spirito e cominciare a fare la bomba, il bomba combattimento, il buon combattimento nello spirito e non indietreggiare, non avere paura, perché attraverso quello che Dio ha parlato, attraverso la sua parola, tu non avrai nulla da temere. E sappiamo che quando il nemico si farà avanti, lo Spirito Santo lo metterà in fuga. Quindi, quello che mi sento di dirti ed incoraggiarti di prendere questi meravigliosi segni, porre la giusta attenzione, la giusta meditazione. Medita la parola giorno e notte e deponila nel tuo cuore. E tu vedrai che vedrai quello che Dio ha stabilito per te, la sua verità. Io vi ringrazio ancora per il tempo che mi avete dedicato e voglio ancora ringraziare Parole di Vita perché ecco, è un seme che sta venendo seminato nei cuori, nei cuori di coloro che stanno ascoltando in questo momento e anche successivamente, perché sono certo che questa parola arriverà a cuori di tanti. Quindi voglio pregare insieme a voi e ringraziare il Signore. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù ti vogliamo ringraziare per questa opportunità. Grazie per la tua parola, grazie per Gesù, grazie perché sappiamo pienamente che tu porterai a compimento ciò che è mandato. Attraverso la tua parola è arrivato il Salvatore, attraverso la tua parola è chiamato all'esistenza cose che non esistevano. Attraverso la tua parola noi oggi possiamo sperimentare il buono e il meglio che hai preparato per tutti coloro che accettano e ricevono. Ecco io, Padre, io prego per tutti questi cuori che magari in questo momento sono affranti, delusi, ma attraverso questa parola si è accesa una luce di speranza, un nuovo Natale, un qualcosa di gioioso, una festa sovrannaturale, un qualche cosa che accende sempre di più una fiamma che porterà sempre di più ardore nei loro cuori. Speranza nei loro cuori. Grazie, Padre, perché noi semineremo questo seme, ma lo innaffieremo con la nostra proclamazione, col nostro pregare, col nostro proclamare la verità nelle nostre vite. E non indietreggeremo, papà, ma rimarremo fermi nella tua verità e daremo la gloria a te quando vedremo la manifestazione di ciò che hai chiamato e ciò che hai promesso per ogni noi. Grazie, Padre. Lo crediamo nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen.